Intanto la chiama la mamma. Sta arrivando, sta arrivando. Eccola che arriva, guarda carina. La foto. La foto in cima. Dai, vai in cima. Ecco, andiamo avanti, eh. Così. Dai ragazzi. Dai, guarda qua. Vai, spidi. Se secondo sempre coppia? Secondo. Allora, chi chiama adesso è il secondo classificato uomo maschio, che si chiama Tommaso Lena Pavone. Il pavone, eccolo là. Signora, velocemente, se venite sul palco, il regalo per il secondo maschio. Arriva. Fate passare un attimo che una signora arriva col bimbo. Dai, fallo salire. Ecco, questo è il secondo classificato dei maschi. Originalità del pavone, che è simpatico. Questa lettura premia proprio anche l'originalità, perciò il prossimo anno pensateci. Andiamo? Dai ragazzi, se no. Andiamo. Seconda classificata femmina è la farfalla Santana Kelly. Sta arrivando, venga signora. Ecco, è molto carina. Eccola qua, da piccola farfalla. È mambrutto proprio. Andiamo avanti, fate la foto. Siamo al. Allora, attenzione. Primo classificato maschio è il pescatore Francesco Lazzari. Offerto dal Melograno, negozio in Corso Cavour di articoli da regalo, un bel negozio dove andate a frequentarlo. Dai, aspetta che non è completa la data. Ah, c'è anche i pesci veri. Andiamo? Questi fotografi, come anche al Festival di Sanremo, che tutti. Dai, va bene. Tanto chiamiamo la prima classificata delle femmine, che si chiama Santucci Carolina, la Caldaroste. Caldarostaia, perché è la femmina. Caldaroste. Sta arrivando. Vedete l'originalità delle maschere, una cosa originale, le Caldaroste. Chi mai aveva una maschera di Caldaroste? Venga signora. Andiamo? Ecco la Caldarostaia, che si chiama Carolina. Dai, vedi là, chi è la fila? La mascherina la consegniamo insieme, quella. Allora, vediamo la mascherina. Cioè. Allora, attenzione, ora il premio più ambito è la mascherina d'argento. A chi è stata assegnata la mascherina d'argento? Cosa c'è? Allora, prima della mascherina diamo un premio speciale, perché
era molto vicino come classifica. Diamo un premio speciale a una maschera carina, anche simpatica, che poi è in questo anno è proprio fatidica, l'Unità d'Italia. Garibaldi, Francesco Saturno. Levati, eccolo, dai. Garibaldi, che quest'anno è l'anno suo. Ok, il piccolo Garibaldi. Andiamo? Lorenzo. Come diventa troppo, ti monta la testa poi. Premio al segretario dell'associazione ragazzi di Piazza Breu, Mauro Fabri. Mauro Fabri. Dai, andiamo. Ed ora un applauso, spero che vi piacerà perché la giuria ci ha pensato. La mascherina d'argento, edizione 2011, settima edizione della mascherina di Piazza Breu, organizzata dai ragazzi di Piazza Breu, e noi ne siamo fieri perché siamo dei ragazzi, anche se siamo grandi, i ragazzi di Piazza Breu. Facciamo un applauso, sì, ci facciamo un applauso. La mascherina d'argento, se la giudica questa maschera che consegnerò io al presidente della circoscrizione, dalla giuria anche, Fabrizio, consegniamo la mascherina d'argento a chi? Secondo voi? Mary Poppin! Siamo contenti che anche voi l'avete apprezzata. Si chiama Aurora Fagioni. Viene Aurora, vieni. Un applauso. È molto bella, un costume originale. Ha avuto un punto di differenza con i Garibaldi, perciò erano vicini. Guarda come cammina disinvolta. Allora consegniamo la mascherina, vieni qui. La mamma c'è, la mamma viene. Venga, perché almeno è più tranquilla che lei. Un applauso, dai. Andiamo. Un applauso. Complimenti anche a lei. Bene, e non andate via perché ci sono altri premi adesso, fermi lì, perché ne premiamo ancora tanti. Tanto un applauso a Mary Poppin e anche alla mamma che ha avuto questa idea.